Vittoria pesantissima per il Torino contro il Livorno dell'ex Novellino. Segna Parisi, mette giù il pallone col sinistro. Fa 1-0 il Torino, sempre più su in classifica. Vittoria importantissima anche per il Padova, che si risolleva in classifica. Marcolini tiene il pallone, aspetta il movimento di Osugi, entra in area e l'ex Varese fa 1-0. Grande esultanza per Osugi, vince il Padova. Sesta vittoria consecutiva per il Verona, che riesce a vincere anche contro la Regina. Grande giocata di Juanito Gomez, va via un avversario, ne salta un altro, guarda in area di rigore dove c'è Pickelman e di testa segna il suo terzo gol in campionato. Anche con Iachini non riesce a vincere in casa la Samp. Contro il Modena però inizia bene la partita. De Sena allarga per Foggia, un giocatore a terra del Modena, c'era il fallo su Greco, si continua a giocare, in area di rigore arriva Bentivoglio che segna il suo primo gol con la Samp al 47esimo del primo tempo. Nella ripresa il Modena gioca meglio e meritatamente trova il pareggio con Ciaramitaro, primo gol con il Modena. Un'altra vittoria in trasferta, arriva a Grosseto dove il Grosseto di Giannini perde contro la Juve Stabia. Il primo gol segna Sau Fortunato, ritrova il pallone sul destro e segna il gol dell'1-0. Ancora Sau protagonista al 26esimo, male la difesa del Grosseto, superato Narciso e 2-0. Sesto gol in campionato per Marco Sau. Alla fine arriva anche il 3-0, il cross in area di rigore, malissimo Narciso. Arriva Scozzarella, segna il gol del 3-0 definitivo. Vince l'Albino Leffe in casa del Brescia. Ora rischia la panchina di Scienza. Cocco dal dischetto, supera le ali. Nono gol in campionato per Andrea Cocco. Fallo di Magli proprio su Cocco. Gioca molto meglio l'Albino Leffe. Grande giocata. Foglio, Cristiano, Foglio. Il palo e poi Magli. Sbaglia porta. È il 2-0 per Albino Leffe. La ripresa non cambia la musica, sempre solo Albino Leffe. Va fino in fondo Foglio, supera le ali. 3-0, secondo gol in campionato per Foglio. Alla fine c'è il gol, il solito Jonatas, erroraccio di Germinale. Sbaglia la rovesciata, Jonatas segna il sesto gol, ma non basta. Solita spettacolare gara a Nocera, dove la Nocerina passa in vantaggio, festeggia così la sua 200esima gara in Serie B Bressan. Paperone del portiere sul retropassaggio di Trost. Nocerina va sul 2-0, fallo di mano di Cacciatore in area di rigore. Dischetto questa volta va Negro, è l'11esimo rigore per la Nocerina. Non sbaglia Negro, 2-0, sembra finita. Invece nella ripresa entra in campo solo una squadra, è il Varese che gioca meglio e trova il 2-1 dopo 12 secondi, il pallone dentro per Martinetti che incrocia e fa 2-1. Lo stesso Martinetti, si ripete, De Luca. Pallone arriva a Martinetti, incrocia bene, batte Russo, 2-2 al 21esimo, malissimo Nocerina nella ripresa. Poi schema bellissimo del Varese, tutto di prima, De Luca di punta, ribalta la partita, 3-2 al 40esimo. C'è spazio anche per il quarto gol, malissimo la Nocerina in difesa, Nadarevic segna il suo primo gol quest'anno in campionato. 4-2 per il Varese. Altra vittoria in trasferta è del Crotone in casa del Cittadella, la giocata di De Giorgio, palla sul secondo palo, arriva Caetano Khalil che dà 3 punti d'oro al Crotone. Ciao, ciao!